cioè, soprattutto dal punto di vista psicologico, è importantissimo riprendere il cammino dopo la sconfitta di Crotone. La seconda, abbiamo visto Palermo passare il Trevi da due volte, primo tempo per lunghi tratti in sofferenza in quella dell'avversario, nella ripresa avete alzato il baricentro, avete sofferto meno. Ti chiedo, cosa vi siete detti in spogliatoio? È scattata una molla a livello anche mentale? Cosa vi ha detto anche il mister durante l'intervallo? Ma vittoria sicuramente super fondamentale, proprio a livello di punti, non per la classifica, ma proprio di punti, non solo appunto per la classifica. E poi anche per il morale sicuramente, perché dobbiamo trovare ancora quella continuità che ci ha fatto fare la differenza al girone di andata. E vincere poi uno scontro diretto ci poteva aiutare. Poi ecco, Brescia e Benevento hanno perso, quindi anche la classifica ci ha un po' sorriso. E mentre per quanto concerne la seconda domanda, abbiamo sofferto secondo me un po' il primo tempo, perché eravamo in campo con un modulo abbastanza offensivo e bisognava vincere. E quindi è normale che una volta fatto il gol ci siamo un po' abbassati. Ci siamo ripresi un po' meglio nel secondo tempo, ma era logico dopo il cambio di modulo. Secondo me è stato bravo il mister, perché ha capito la situazione. Eravamo in vantaggio per 2-0 e quando abbiamo cambiato il modulo riuscivamo ad andare a prendere un po' più alti e avevamo le coperture. Quindi ci ha facilitato e abbiamo portato via la partita. Ricky? Però ti sei divertito, diciamo, forse i tifosi un po' meno, alla fine, se si ragiona in termini sportivi. Ma sì, alla fine è stata una partita per me abbastanza movimentata, perché solitamente non vengo quasi mai impegnato. Sono stati forse l'unica occasione, quella difficile, e a fine primo tempo sul tiro di Lamantia. Le altre due son parate che devi fare, ecco, che poi possono risultare belle parate, però ecco, se non le fai è un errore, se invece poi sei in grado di farle, risultano comunque delle buone parate, ecco, la linea è sottile soprattutto per il portiere. Ripeto, forse la parata, quella, l'unica più difficile, è stata quella sulla Mantia a fine primo tempo. Poi hai dato un bacio al palo? No, ci sta, dai. È andata male altre volte, è andata bene sabato, perché è stata veramente un tiro improvviso, perché poi tra l'altro era nascosto e spuntato da dietro, e è stata una parata di istinto e di grande lavoro, perché poi c'è il lavoro di tutta la settimana, del posizionamento, della reattività, sia la preparazione fisica, la preparazione proprio tecnica dello stare in porta, quindi sono contento più per quello che poi per la parata in sé. Qualcuno, e poi mi taccio, comincia a vedere in te anche il ruolo di leader come altri tuoi predecessori. Ti chiedo, ci sono state anche critiche nelle scorse settimane, dove trovi la forza di trasmettere questo? Non so se è una cosa che fai a livello inconscio, e poi questo equilibrio da dove ti viene? Ma l'equilibrio è dovuto sicuramente all'obiettivo che ho nella mia testa, che è lo stesso di luglio, e sapevo che ci sarebbero state delle difficoltà sicuramente, anche a livello personale, perché venivo da tre stagioni dove ho avuto poca continuità e l'avevo messo in conto, però dentro la mia testa c'è lavoro, dare grande rispetto ai miei compagni, cercare di dare affidabilità sul campo, negli atteggiamenti e nel dimostrare la voglia di lavorare. E poi quello che viene poi durante la partita è la conseguenza di tutto quello che è la settimana. Quindi il leader è poco tempo che sono qui, io più che altro cerco di dare serenità e di farmi trovare presente il quanto possibile. E
poi con il tempo si vedrà, ecco, anche perché il leader lo riconoscono gli altri, quindi bisognerebbe poi chiederlo agli altri ragazzi. Giardino? Sì, Alberto, cioè, volevo iniziare chiedendoti se all'interno dello spogliatoio, dopo le ultime settimane difficili, adesso siete convinti, avete la consapevolezza che è tornato tutto nelle vostre mani, calcoli alla mano, se le vincete tutte siete primi, matematicamente, quindi non so se dopo Crotone, dopo tutte le vicissitudini, questo pensiero si è insinuato un po' nelle vostre menti. Ma io penso che l'unico pensiero era ed è quello di tornare ad avere continuità, senza distrarsi troppo con la classifica, perché poi ci sono 4-5 squadre, tutte lì a un punto, due punti, basta una partita, quindi se sei distratto da quello che ha fatto la squadra prima, l'anticipo, il posticipo, sono cose che poi ti distraggono e ti portano lontano da quello che è il tuo obiettivo, quindi l'importante per noi, ripeto, è cercare di portare avanti questa continuità che ci è mancata nel girone di ritorno e poi vediamo se arriviamo a 70 punti, che è l'obiettivo di tutti per vincere il campionato. È abbassato un po', prima era 75. Era 75, sì, poi mi hanno anche tirato le orecchie perché mi hanno detto guarda che non ci sono più 20 squadre, quante squadre c'erano l'anno scorso? 22. Quindi i punti erano, sì, si sono abbassati, però preferivo tenermi alto in modo che punti in alto nel caso vai un po' più basso, ma rimani sempre dentro. Poi un'altra cosa anche un po' per drammatizzare, se ti sei stancato di vedere avversari che trovano il gol della vita contro di te. Ma ti dico, è stato bravissimo Tavanelli, a fine partita mi ha detto mi porti fortuna perché anche all'andata mi ha fatto gol. Però al di là di quello, secondo me non so se fosse fuori gioco o meno, però io devo guardare quello che può tornarci utile, quindi l'errore, se così si può dire, di attenzione da parte nostra, perché sei sul 2-0 e tra virgolette è andata bene, però è una partita importantissima, prendere gol al 93esimo è fastidioso, quindi dobbiamo cercare di trovare il pelo nell'uovo e per rendere al massimo e evitare gli errori che poi ci possono costare caro. Altre domande? Sì. Felipe? Sì, adesso incontrerete Venezia che ha appena cambiato allenatore. Quindi la storia di Cosmi racconta che quando lui fa il suo esordio va sempre bene. Ecco, temete Venezia in questo momento proprio per il cambio di panchina? Ci state pensando? Ma sinceramente no, nel senso che noi abbiamo l'obiettivo di provare a vincere tutte le partite e quelli che sono i fattori esterni cerchiamo appunto di lasciarli fuori. Il mister è bravissimo, io ho la fortuna di conoscerlo e una bravissima persona, è un grandissimo intenditore di calcio e sicuramente ha raccolto meno di quello che meritava nella sua carriera. E mi dispiace per Zenga perché l'ho avuto e anche lui è un ottimo allenatore, però fa parte del calcio. E niente, per il rapporto che ho con entrambi non posso che non fare un in bocca al lupo, però dalla prossima. Dalla prossima. Domande? Sì, volevo chiedere l'ultima cosa, perché gli ultimi risultati hanno evidenziato che una squadra ammazza campionato, quindi non c'è. Come ha detto giustamente il collega, tutto è tornato nelle vostre mani. Quindi, secondo te, fino alla fine, Palermo, con chi se la dovrà vedere per la promozione diretta? Ma io penso che non ci siano squadre ammazza campionato, a differenza dello scorso anno, perché ci sono più squadre competitive forse, nel senso che c'è, tralasciando il Crotone che probabilmente ha perso poi il treno, si sta giocando la salvezza, però ecco, il Benevento che è retrocesso si sta giocando la Serie A, il Verona c'è una grande squadra,
il Brescia che era partito tra virgolette per far bene, però non con quella grossissima ambizione di vincere il campionato, sta facendo bene, ci siamo noi, quindi sono il Lecce che non è promossa, ci sono tante squadre forti che hanno trovato l'equilibrio giusto e quindi è difficile staccare e fare proprio la differenza, però io penso che la più attrezzata per vincere il campionato sia il Benevento e il Verona. Grazie. A parte il Palermo, okay, non ho capito, hai detto sono più attrezzate il Benevento e Verona per vincere il campionato, sono due posti, e il Palermo? Sì, noi e poi una tra, teoricamente io, il Palermo, no, noi siamo lì, nel senso che la classifica dice che adesso siamo noi e il Brescia, però ecco, a vedere le rose, soprattutto per quello che hanno fatto sia il Benevento che il Verona a gennaio, che si sono rinforzate, sono molto attrezzate per tornare in Serie A, quindi sono Brescia, Palermo, Verona e Benevento. Un'ultima cosa, forse l'abbiamo fatta e la facciamo sempre in ogni conferenza stampa, la domanda sull'extra calcio. Tu dicevi bisogna rimanere concentrati, però ti vorrei chiedere cosa resta, se facciamo un ragionamento un po' più largo, dalle parole di Giuseppe Bellucci quella sera fino a questo periodo in cui ci si avvicina a un'altra scadenza, come la vivete? Ma sinceramente l'abbiamo messa un po' in soffitta, nel senso che le parole di Peppe sono rimaste nella nostra testa e ci sono, però ecco, bisogna andare avanti perché è quello che poi ci potrebbe far fare la differenza e ci potrebbe aiutare a vincere il campionato e pensare poi a quello che è successo. Difficile che tu ne possa trarre guadagno. Quindi aspettiamo fiduciosi, perché il direttore, che poi è il presidente, giusto? Il presidente, ci dirà quando e come avverranno i pagamenti, però siamo molto tranquilli. Grazie, Caruso. Quanto è importante per Alberto Brignoli il fatto che si stia iniziando a parlare con maggiore continuità di Nari di ottime parate piuttosto che quel gol al Milan che ti ha un po' inseguito poi per... Diciamo che per anni si è parlato di, ovviamente nel mio piccolo, di quello che facevo in porta. È normale che non sono Buffon, Neuer o Andanovic e quindi e il mio gol venga messo in risalto. Sapevo che ci voleva tempo perché è stata una cosa più unica che rara, forse anche per una serie di incastri che poi sono successi lo scorso anno, però ripeto, per me è fondamentale, ho scelto Palermo per questo motivo, perché mi sta dando la possibilità di fare quello che è il portiere al 100%, la possibilità di crescere e di portare avanti quello che è un obiettivo a lungo termine, che è quello di poter vincere un campionato e tenere, tra virgolette, avere la possibilità di partire poi in Serie A per dimostrare il mio valore. Grazie. Grazie mille.